Botta e risposta tra cittadinanza attiva e ASL 5 sul sovraffollamento del pronto soccorso. Violenza di genere, 10 casi in provincia in pochi giorni, in Val di Vara una vittima trova il coraggio di denunciare. Sequestrate dalla Guardia di Finanza 40 tonnellate di fuochi d'artificio illegali. Grave lutto nella scuola Spezzina, è scomparsa Maria Giovanna Delfino, storica preside del liceo scientifico. La Spezia e provincia attendono il Capodanno, le voci dei cittadini e dei commercianti. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il TLS Giornale. Lo avete già sentito dai titoli, sovraffollamento al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia la scorsa notte. Cittadinanza attiva denuncia la grave situazione. Alla denuncia replica la direzione di ASL 5, ma tutti i dettagli ce li racconta Maria Torre nel servizio. Vediamo. Cittadinanza attiva in una nota denuncia la grave situazione al pronto soccorso della Spezia. Nella scorsa notte, dichiara, 45 pazienti erano in attesa al pronto soccorso del Sant'Andrea. Molte ambulanze in fila con pazienti visitati e curati a bordo delle stesse, esami diagnostici essenziali effettuati a distanza di ore. Alle ore 12 di oggi sono 46 i pazienti al pronto soccorso, di cui 17 in codice arancione e 3 in codice rosso, con rischi di inevitabili tensioni tra pazienti, parenti e personale. Una situazione agghiacciante, continua la nota di cittadinanza attiva, è molto grave che rischia di aggravarsi stante le festività in corso, il numero ridotto di medici di medicina generale in effettivo servizio e l'aggravarsi delle condizioni pandemiche o anche solo influenzali. Cittadinanza attiva chiede quindi pubblicamente un intervento urgente del prefetto con l'attivazione dei servizi di protezione civile presso il pronto soccorso dei nostri ospedali. Alla denuncia di cittadinanza attiva replica la direzione dell'ASL 5. Nella scorsa notte si è verificato un aumento dell'afflusso di pazienti nel pronto soccorso di ASL 5. I pazienti non sono stati visitati all'interno delle ambulanze, ma i casi più urgenti sono stati valutati nelle salette del pronto soccorso utilizzando, laddove necessario, il supporto della barella dell'ambulanza. In generale si sta registrando in questi giorni di festività un iperafflusso di pazienti in entrambi i pronto soccorso. 137 sono stati il 27 dicembre e 132 pazienti il 28 dicembre, solo alla Spezia. Questo picco determina in entrambe le sedi un fenomeno di temporaneo sovraffollamento legato all'attesa di un posto letto per i pazienti destinati a ricovero. Il personale presente, sia medico che infermieristico, è adeguato agli standard anche in periodi di afflusso aumentato. Tutte le attività organizzative vengono decise in modo collegiale con i direttori dei dipartimenti. Anche lo spostamento della neurologia, che si è reso necessario per la sicurezza di ricoverati e operatori sanitari, non ha creato problemi ai ricoverati neurologici. AS 5 ha attivato il reparto di cure intermedie presso il San Bartolomeo, che in questo momento ospita tutti i malati provenienti da reparti di area medica, eccetto due pazienti provenienti dall'ortopedia, di cui uno già dimesso. Tutti i malati Covid sono stati ricoverati nei setting assistenziali dedicati. Occorre aggiungere, inoltre, che ASL 5 ha attivato Flu Point presso il punto di primo intervento a Levanto, in servizio H24, e al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale, gli studi dei medici di medicina generale, come d'accordo stipulato con la giunta regionale, sono aperti di sabato, domenica e festivi. E parliamo ancora di sanità, perché da un'indagine sulle aspettative dei medici liguri svolta dalla Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri emerge come il 50% dei medici della Liguria, quindi la metà, pensi alla pensione anticipata. Il 30% dei non pensionabili pensano invece di lasciare il pubblico, mentre il 16% vorrebbe cambiare mestiere. Ma quasi l'80% degli ospedalieri vede ancora nel Servizio Sanitario Nazionale
costituzionale un baluardo del diritto alla salute che mette le ragioni assistenziali davanti a quelle economiche. E proseguiamo ora con la cronaca. I carabinieri della Compagnia della Spezia negli ultimi giorni dell'anno hanno contato una decina di casi di situazioni che hanno avuto origine dalla violenza di genere tra la città della Spezia e la provincia. Alcuni casi di codice rosso sono stati risolti con l'emissione di misure cautelari del divieto di avvicinamento a carico dei maltrattori. Le dinamiche purtroppo sono sempre molto simili tra loro, ma è sempre più fondamentale il rapporto tra la vittima e i militari dell'arma, come è accaduto proprio in un ultimo caso a Sesta Godano, dove la vittima intimorita, che fino a qualche giorno fa aveva vissuto un dramma personale, ha finalmente trovato un interlocutore con cui dialogare, ovvero i carabinieri della stazione di Sesta Godano, i quali hanno prontamente notificato il divieto di avvicinamento a un cinquantenne del luogo, autore del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. Sequestrate 40 tonnellate di fuochi d'artificio illegali, dall'inizio del mese di dicembre la Guardia di Finanza ha intensificato su tutto il territorio nazionale l'attività di contrasto alla produzione, detenzione, trasporto e commercializzazione illecita di artifici pirotecnici e di prodotti pericolosi. Per garantire la sicurezza dei cittadini con l'approssimarsi delle festività di fine anno sono stati condotti 242 interventi che hanno portato al sequestro di oltre 1.700.000 fuochi artificiali illegali per un peso complessivo di 40 tonnellate. Sono state segnalate all'autorità giudiziaria 149 persone, di cui 13 arrestate. Garantire agli spezzini un capodanno in massima sicurezza. E questo è il motivo della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è stato convocato ieri dalla prefetta Maria Luisa Inversini. A parteciparvi, oltre ai vertici delle forze di polizia, gli assessori alla sicurezza del Comune della Spezia, di Sarzana e i sindaci di Lerici e Levanto. Per l'evento in Piazza Europa alla Spezia, che prevedibilmente richiamerà il maggior afflusso di spettatori, è stata prevista, oltre che una bonifica preventiva, anche l'impiego del drone in uso alla polizia locale per la vigilanza dall'alto. Inoltre i sindaci della Spezia, di Sarzana e di Lerici hanno emanato apposite ordinanze relative al divieto di somministrazione e di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie in vetro e lattine. In vista inoltre della notte di San Silvestro, le forze di polizia potenziano l'attività di controllo del territorio, mentre la polizia stradale intensificherà i servizi di vigilanza con servizi mirati al controllo delle violazioni per guida in stato di ebbrezza. Grande festa nella residenza sanitaria assistita del Sacro Cuore di Brugnato per i 100 anni di Natalina Rezzano. Casalinga, contadina, ha sempre vissuto a Lago di Borghettovara ed è conosciuta da tutti per i suoi famosi ravioli. Ancora oggi Natalina è sempre disponibile e svelare il segreto della sua ricetta ad amici e parenti che vanno a trovarla. Il compleanno era il 25 dicembre ed oggi è stata festeggiata dall'amministrazione comunale di Borghettovara con il sindaco Stefano Coduri, il vice Andrea Licari, il delegato alla cultura Mirella Medinelli, il delegato allo sport Massimo Lococco e il responsabile di protezione civile Davide Fregosi, oltre al coordinatore della residenza Alessandra Del Buono. A Natalina Rezzano giungano ovviamente anche gli auguri di tutta Teleliguria Sud. E torniamo a parlare della notte di San Silvestro, perché l'ultimo dell'anno è sempre più vicino. Abbiamo per questo motivo realizzato una piccola inchiesta tra i cittadini e tra i commercianti per scoprire i programmi degli spezzini. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Il cenone, la musica nelle piazze, nelle vie e il brindisi di mezzanotte. Si avvicina la sera di San Silvestro. In Piazza Europa dietro di me stanno allestendo il palco dove sarà celebrato il grande concerto. Andiamo insieme a scoprire come gli spezzini trascorreranno questa notte così speciale. Molto probabilmente a Spezia, magari poi veniamo in piazza dopo, in famiglia e poi in magari piazza. In piazza, solo che era andare fuori, però il tempo non permette, poi non c'era pieno, tutto pieno, ci abbiamo ripensato. È
un momento anche per stare insieme con i nipoti, con tutta la famiglia. Con i familiari, certo, con tutti. Quello abbiamo fatto anche a Natale Santo Stefano, con i familiari, faremo anche Capodanno, sicuramente. Capodanno è sicuramente un momento di festa, soprattutto per i ragazzi giovani. Lei come passerà questa serata così speciale? Io la passo in casa con i miei amici, la mia famiglia, molto tranquilli. Già preparato una sorta di menù per il cenone? Stiamo ancora decidendo, siamo ancora in trattative tra tutti, solo a cosa portare, chi porta questo, chi porta altro, insomma, ancora in trattative. Si avvicina la notte di San Silvestro, come la trascorrerete? La trascorreremo tranquillamente a casa, noi due. E starete insieme anche i figli e i nipoti? No, i figli e i nipoti sono per conto loro. Specialmente le nipoti, poi vivono fuori Spezia. Come giudica il provvedimento del sindaco Peracchini di proibire i fuochi e i mortaretti? Ma quello secondo me, ma sì, è una cosa abbastanza giusta. Secondo me potrebbero esserci solamente delle zone dove si potrebbero fare queste cose, zone dove non possono essere fatti dei danni, però insomma in città penso che sia un po'... Poi gli animali, i cani si spaventano. Siamo con Polerà, il sindaco di Piazza Verdi. Questa piazza sarà uno degli epicentri della notte di Capodanno. Lei che ha un punto di osservazione proprio dentro la città, che cosa si aspetta dalla notte di Capodanno? Beh, io mi aspetto intanto che sia bel tempo. È una cosa importante, le condizioni atmosferiche. Dopodiché tanti giovani... Tanta festa, festeggiare un anno che se ne va. Speriamo che il 2024, come diciamo sempre, sia migliore. Lei ogni giorno parla con tanta gente, incontra tante persone. Che anno è stato questo? Ma non felicissimo, con una serie di problemi. Poi soprattutto le guerre sono quelle che ci hanno un po' spaventato. È per quello che dico, speriamo che il 2024... almeno ci sia dalla pace, che è importante. Lei personalmente che cosa farà la notte del 31? Ah beh sì, sto in casa con i nipoti e col gatto, nipoti e il gatto. Sto in casa, festeggerò la mezzanotte in televisione come di solito succede a noi anziani. E dopo aver scoperto il programma degli spezzini, andiamo invece a scoprire il punto di vista dei negozianti locali, perché il periodo delle feste ha senza dubbio una notevole importanza anche dal punto di vista commerciale. Sempre Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Le statistiche ci dicono che il libro è sempre ai primi posti per quanto concerne i regali di Natale, lei ce lo può confermare? Ma inaspettatamente sì, dai. Diciamo che anche se da qualche anno a questa parte c'è un po' una tendenza al risparmio, però non ci possiamo lamentare. Il libro ha sempre una buona vendita e soprattutto direi nel campo dei bambini. Il negozio fisico, la libreria rispetto all'online riesce a essere competitiva? È dura, è molto dura, però noi ce la mettiamo tutta perché ci crediamo molto e la speranza c'è sempre. Però è difficile, molto difficile. Qual è stato il libro più acquistato? Beh, indubbiamente i libri del Papa, perché lui ha sempre un messaggio gioioso, un messaggio di speranza, positivo. E comunque quelli di attualità, anche libri di attualità, sì, diciamo, anche di genere, di cultura generale, sì, ma soprattutto i bambini. Sì. Il periodo delle feste è anche il periodo dei regali, come sono andati questi giorni dal punto di vista commerciale? Noi non possiamo lamentarci anche perché abbiamo a che fare con bambini, se non facciamo i regali ai bambini non li facciamo a nessuno. Io devo dire che secondo me c'è stato un incremento rispetto all'anno scorso, noi abbiamo avuto veramente riscontro da parte dei clienti e anche adesso siamo già un negozio che è già in presaldi, perciò riusciamo a accontentare i clienti
e come vedete c'è il negozio pieno anche dopo i giorni di Natale. In un momento in cui le piattaforme di commercio online prendono sempre più piede, qual è il valore aggiunto del negozio fisico? C'è ancora un valore aggiunto? Secondo me sì, il cliente sta tornando alle tradizioni. L'unica cosa è che noi commercianti dovremo dare un servizio ancora migliore, tant'è che io nel mio negozio siamo in 5 persone a servire i clienti, perciò se il cliente, oltre al prezzo, che noi riusciamo a tenere il prezzo più basso che l'online, diamo anche l'assistenza, la cortesia, la simpatia e il rapporto umano, sta tornando di moda secondo me. Alla mezzanotte del 31 è tradizione fare il brindisi inaugurale per dare il benvenuto al buon anno. Quali sono i vini che scelgono gli spezzini? Allora, sicuramente le bollicine per brindare fanno sempre gola, quindi andiamo sul classico prosecco, il Franciacorta per rimanere in Italia, ma sicuramente lo champagne è il più gettonato. Il prosecco, il vino italiano prosecco, sta diventando quasi ai livelli di quello francese, forse in certi casi l'ha addirittura superato. Diciamo che il più esportato sicuramente è un made in Italy che piace a tutti, italiani, europei e americani specialmente. Diciamo che forse ha sempre una marcia in più lo champagne, però non è ancora ai livelli dei francesi. Risolviamo un dilemma: con il panettone, spumante brutto o spumante dolce? Ma diciamo che le teorie sono tante, forse il brut per stancare un po' dal dolce del panettone ci starebbe bene, ma anche un bel passito, quindi un vino fermo, un moscato dolce, non guasta. E parliamo ancora di Capodanno, un'informazione per i telespettatori, perché proprio in questi giorni vi invitiamo a prestare attenzione perché cambierà la viabilità nelle strade attorno a Piazza Europa. E voltiamo pagina per parlare purtroppo del grave lutto nella scuola Spezzina. È infatti scomparsa la professoressa Maria Giovanna Delfino, storica preside del liceo scientifico Pacinotti, che guidò dal 1983 al 1999, anno del suo pensionamento e contemporaneamente dell'inaugurazione della nuova e attuale sede del liceo. Si deve infatti a lei, alla sua lungimirante testardaggine, l'aver riunito in un'unica e nuova sede l'istituto, che consentì finalmente alla comunità del Pacinotti di cessare di dividersi tra 3 o 4 sedi, come accaduto infatti per decenni. Parole di cordoglio sono state espresse da Roberto Centi, che dichiara: devo ancora oggi ringraziare quel clima che Maria Giovanna Delfino aveva saputo creare, di curiosità culturale, di apertura al nuovo, pur nel rispetto della tradizione, di sacrificio e di amore sempre e comunque per i ragazzi e per la trasmissione del sapere. Il Polo Nazionale della Subacquea è la sfida da vincere per la città nell'anno che sta per finire. Dopo l'inaugurazione della sede avvenuta un mese fa, servono risorse, personale qualificato e idee chiare. Questo l'argomento affrontato da Renzo Raffelli nella rubrica Carte in tavola. Vediamo. Per il 2024, 3 obiettivi e una speranza. Li ha indicati il prefetto Maria Luisa Inversini nel tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti. Le cose da realizzare per rendere proficuo l'anno che sta per cominciare, secondo il prefetto, sono le opere del PNRR progettate dall'autorità portuale, il waterfront, cioè il primo tratto della calata Paita che a marzo dovrebbe animarsi di attività legate soprattutto alla ristorazione e al tempo libero, e il polo nazionale della subacquea, che rappresenta per la città una grande sfida. Una sfida che è cominciata un mese fa con l'inaugurazione della sede nell'ex Mariperman in Viale San Bartolomeo, ma che è tutta da giocare. Notevoli le prospettive, ma anche le difficoltà da superare per mettere a terra, come si dice oggi, il polo della subacquea. Non per nulla il prefetto ha detto senza infingimenti che dovremo lottare per farlo partire al meglio e per attrarre personale qualificato. Il dominio subacqueo oggi spinge i governi ad investire per avere la sicurezza degli approvvigionamenti, basta pensare ai gasdotti che corrono sotto il suolo dei mari e della trasmissione dei dati.
Le guerre in corso e le tensioni internazionali costringono i paesi che sui mari si affacciano a potenziare la loro presenza subacquea. Per questo il Polo Nazionale Spezzino, che metterà in sinergia Marina Militare, mondo accademico, comunità scientifica e industria, potrà avere una funzione molto importante per il paese. Per ora è solo un progetto che ha bisogno di risorse, personale e idee chiare. Tre obiettivi, avevamo detto, e una speranza. Qual è la speranza per il 2024? La speranza, manco a dirlo, è il nuovo felettino che la città aspetta da 30 anni. Il contratto con la società che si è aggiudicata l'appalto, la Guerrato, è stato firmato 2 mesi fa e i lavori dovrebbero partire a febbraio e proseguire per 850 giorni. Questi sono gli accordi. Dunque, nel 2027 il nuovo ospedale dovrebbe vedere la luce. Però, dopo tante frustrazioni e aspettative deluse, sembra più opportuno, come fa il prefetto, coltivare una vigile speranza. La segreteria della SLC CGIL, Tiziana Venelli, con un comunicato condanna l'azienda Poste Italiane che da un lato assume e dall'altro lascia a casa personale a tempo determinato con anzianità di servizio anche di 9 mesi. Queste ragazze e ragazzi, prosegue la nota della segreteria, che danno il massimo anche nelle situazioni più difficili come le allerte meteo, vengono lasciati a casa e si preferisce assumere nuove unità che devono imparare da zero, creando un disservizio inoltre a cittadini e imprese al posto di valorizzare un patrimonio di conoscenze e impegno già presenti in azienda. Ci spostiamo a Pontremoli, dove sono stati consegnati quest'anno, in prossimità del Natale, 100 trolley per favorire il trasporto della spesa. Il Comune ha voluto assegnarli con equa distribuzione agli ambulanti che partecipano ai mercati settimanali delle piazze storiche, quindi Piazza della Repubblica e Piazza Duomo, affinché possano a loro volta regalarli ad alcuni clienti, magari più anziani, così da facilitare loro il trasporto della merce acquistata in quelle aree maggiormente interdette al traffico. È davvero un piccolo gesto per tutti, per rendere il mercato sempre più frequentato e a misura di tutti i cittadini. E si concluderanno il 1° gennaio le tante iniziative natalizie organizzate e promosse dal Comune di Santo Stefano Magra. Lunedì 1 gennaio alle 21 presso l'area Vaccari e precisamente nei locali dell'ex opificio Calibratura andrà infatti in scena un evento molto atteso, il concerto degli auguri a cura dell'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno per salutare il nuovo anno con le musiche di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, Ennio Morricone. L'ingresso è gratuito ma viene consigliata la prenotazione. Per informazioni scrivere a info@comune.santostefanodimagra.sp.it. È uscito il bando del servizio civile universale. Sono 2.318 posti e 598 sedi di pubbliche assistenze, ANPAS e Croce Verde. La Croce Verde di Arcola ha 4 posti disponibili. La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 14 del 15 febbraio del 2024. Tutte le informazioni sul bando possono essere richieste via mail scrivendo a croceverdearcola@libero.it. Potranno presentare domanda ai giovani italiani non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia, che hanno compiuto il 18° anno e non superato il 29° alla data di presentazione della domanda. La durata del servizio civile universale è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore a settimana e una retribuzione mensile di 507,30 euro. E questa era l'ultima notizia, vi lascio dunque alle previsioni del tempo a cura di Limet Centro Meteo per la Liguria. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Boglio, vediamo le previsioni per sabato 30 dicembre in Liguria. Si avvicina una debole perturbazione che ci interesserà più direttamente della giornata di domenica 31 dicembre. Permangono quindi condizioni uggiose sulla nostra regione con qualche pioggia sul settore centro-orientale fino a domenica 31 dicembre. Lunedì 1 gennaio molte nubi ma tempo nel complesso asciutto. Andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, sabato 30 dicembre.
schiarite locali su Alpi Liguri, Estremo Imperiese e Bormida Occidentale. Sul resto della regione cielo molto nuvoloso o coperto per l'intera giornata. Possibilità di piovaschi o rovesci a gocce fini dal Savonese orientale verso Levante, con qualche rovescio più deciso nell'immediato entroterra. Venti moderati da sud-ovest al largo, da sud-est sotto costa sul settore centro-orientale, da nord sul Savonese. Mare generalmente mosso, temperature pressoché stazionarie sia le minime che le massime. Lungo le coste prevediamo minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 12 e 14 gradi. Nell'interno minime tra 2 e 9 gradi, massime tra 3 e 12 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.100metroligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.